Io però direi di fare una riflessione perché qui vedo che c'è una cortina fumogena che si è sollevata su tutto e ci si è dimenticati in un attimo di una serie di situazioni che sono abbastanza gravi. E qui le voglio ricordarle. Allora, nel mese di giugno Cotticelli ha fatto un decreto, un DCA, in cui praticamente aumentava i posti letto sia delle terapie intensive che delle terapie subintensive, cioè le malattie infettive e l'pneumologia. Teniamo conto che noi avevamo a giugno 146 posti letto di terapie intensive. Dovevamo quindi, secondo il decreto Cotticelli, incrementarli di ulteriori 134, quindi arrivare a 280 posti letto di terapie intensive. Eravamo nel mese di giugno, tutti eravamo felici, qualcuno diceva che ormai clinicamente il virus non c'era più, eravamo tutti beati e felici. A distanza di un certo periodo di tempo, però, piano piano, dal 26 agosto in poi, in Italia, piano piano, è aumentato questo, la contagiosità e tutto quello che ne consegue. Circa 2 settimane fa, quando il Ministero ha chiesto alla Calabria: ma a che punto siete con i posti letto delle malattie infettive, delle terapie intensive? E lì si è dichiarato che eravamo a 152 posti letto. Quindi da fine giugno siamo arrivati a metà ottobre con 6 posti letto di terapia intensiva in più. E questo io lascio alla riflessione di tutti quanti per capire un po'. Io non sono, diciamo, un poliziotto di chi sono le responsabilità o di chi non sono. Altra questione che dobbiamo valutare, io parlo sempre di dati, poi ognuno di noi, di voi, di chi ci ascolta, si farà le sue idee. Allora, il 21 ottobre, dati ufficiali praticamente, noi avevamo in Calabria 73 ricoverati nei reparti di terapia subintensiva, cioè di malattie infettive e pneumologia. Quindi 73 ricoverati il 21 ottobre. Oggi, ieri con precisione, 200 62 ricoverati. Quindi in 2 settimane noi siamo passati da 73 a 262, cioè quasi è quadruplicato praticamente questo trend. E allora l'8 ottobre in conferenza Stato-Regioni è stato approvato un documento da parte di tutte quante le regioni. Questo documento, praticamente, prevenzione e risposta al Covid-19, evoluzione della strategia e pianificazione per il periodo autunno-invernale. Questo, diciamo, è uno stralcio di 150 pagine approvato da tutte le regioni italiane. In questo documento, praticamente, si configurano 4 scenari, 3, parliamo del tipo 3 e del tipo 4, dove lì, oltre a parlare del tasso di riproduzione, famoso RT, tipo 3, 1, 1,25, tipo 4, scenario 4, 1,50, superiore a 1,50, non parla solo di questo, ma parla di altri 2 aspetti che sono importanti. Quella che è la perdita della tracciabilità, cioè quando cioè praticamente noi non siamo più in grado di fare i tamponi, di rintracciare il contact tracing, come viene chiamato, l'indagine di campo, e a questo punto noi perdiamo di vista delle situazioni abbastanza importanti. Dall'altro lato, il fatto che
Questo incremento, per quanto riguarda il cosiddetto isolamento domiciliare, noi siamo passati anche qui in 2 settimane da 1.700 a 3.600 circa, praticamente, può portare a una serie di situazioni che sono serie. Allora, su questo io che inviterei tutti a ragionare, perché tutto il resto, voglio dire, mi sembra, cioè, parliamo della salute dei calabresi, voglio dire.